Buongiorno ragazzi e ragazze, finalmente nuovo vlog, sempre da questo paradiso terrestre. Guardate che meraviglia! Ta-da, ta-da. Non so se lo vedete, ma è arrivato o sta partendo? No, mi sa che sta partendo il piccolo aereo che va, che fa appunto Malé, è quest'isola che ha un nome impronunciabile, non ci provo nemmeno. Comunque questa è la nostra vista, ci siamo appena svegliati e sono le 9 e qualcosa, le 9 e 23. Abbiamo già chiamato la macchina, infatti stiamo aspettando, abbiamo già chiamato la macchina che ci porta al ristorante a far colazione. Poi andiamo direttamente a vedere i delfini e sono super 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 contenta, non vedo l'ora. Siamo già stati la scorsa settimana, però non avevo la videocamera con me, avevo paura che si potesse bagnare eccetera, invece poi ho visto che comunque è al sicuro perché non ci si bagna ed è bellissimo perché ci sono centinaia di delfini tutto attorno che saltano, addirittura saltano in aria, fanno le piroette, è bellissimo, una delle cose più belle davvero, quindi sono molto felice di poterla filmare. Ciao Puppetto. Ciao. Come potete vedere Tommaso è già pronto con il suo outfit da vacanza, cappello di paglia, occhiali, anche io mi sono portata gli occhiali, ma sono qua nella borsa. Sì, certo, certo, siamo Het Twins. Sei pronto? Sì. Sei contento che torniamo a vedere i delfini? Sì, è bello. Sì, è bellissimo. È bello anche perché ce ne sono tanti. Sì, è vero, noi pensavamo di vederne tipo due o tre, invece ce n'erano 200. Tanti. Bellissimo. Questa è la nostra colazione, Tomas sta facendo pezzetti un cornetto, se lo sta lanciando nel latte. Oh, ognuno ha le sue preferenze, cosa vuoi? È così. E poi qui c'è un altro cornetto, poi pane e marmellata alle fragole, che ti ho preso tre che spero basteranno. Spero. E io invece ho preso i fiocchi d'avena con latte di mandorle e frutta e poi un po' di uova strapazzate. Succo al limone per me e succo d'arancia per Tomas. Qua è bellissimo perché vedi che tipo gli italiani fanno la colazione continentale, quindi prendono cornetto, marmellata come te. Poi ci sono tipo gli inglesi e gli americani che prendono tipo, come si dice, salsicce con uova, ma anche con fagioli e il toast con il burro, il formaggio, dipende un sacco. Le colazioni sono super super diverse. Io posso prendere quello che Tomas di solito prende tutto, per non sbagliare, per non far capire la nazionalità. Tomas prende tutto, ma oggi non credo che abbiamo tempo perché praticamente tra 5 minuti dovremo essere alla reception per andare a fare il dolphin tour. Quindi dobbiamo anche mangiare in fretta. Quindi vi saluto, ci vediamo tra un po'. Siamo qui alla reception. Stiamo aspettando di partire. Lì ci sono le barchette che ci portano a vedere i delfini. E io sono letteralmente su un'altalena. Bellissima questa cosa dell'altalena. È questa, dietro di me la reception. In tantissimi mi chiedete il nome del resort, in realtà l'ho messo ovunque su Instagram, però ve lo metterò anche qua sotto nel box informazioni. Si chiama Cocoon e questo è il logo ed il nome, comunque appunto vi metterò perché hanno appena aperto, mi hanno detto, hanno appena aperto un canale YouTube e trovate appunto il link qua sotto, quindi noi adesso stiamo aspettando di partire e questo è quanto. Ed è una bellissima giornata come ogni giorno praticamente qua. E c'è la sabbia bianca e fa caldo. Eccoci, stiamo andando verso la nostra barchetta. Questa spiaggia stupenda, potremmo venire qua però, eh? Bello, sì. Letteralmente laggiù c'è la nostra casetta, che è la settima, partendo dal mare. Partiti, guardate che mare, l'acqua è bellissima. Tomas in pole position, evviva. Thank you.
detto. Ciccio, ma no! Ciccio! Saltano per farsi vedere, è incredibile, la cosa più bella del mondo. Guarda qua, ce n'è. Bisogna fare il rumore per chiamarli. Guarda lì, pupetto. Guarda lì, sono proprio qua. Oddio. Oddio, ci sono tutti. Guarda quanti, pupetto!
notizia di farmeli vedere. Quindi adesso stiamo andando verso il ristorante dove c'è Luna e eccoci, siamo a pranzo, io ho preso la pasta con il pomodoro e le verdure e Tomasz invece ha preso il risotto con frutti di mare alla thailandese. Com'è, buono? Sì, sì, buono. C'era anche la pizza, mi sono un po' pentita di non averla presa. Un po' piccantino, ma buono. Sì? Buono. Tomasz sta mantenendo la promessa, non ha mangiato carne in tutta la vacanza, praticamente siamo arrivati l'8 gennaio, oggi siamo il 19. Solo pesce. Non mi manca neanche. Non ti manca? Quindi stai per diventare un pescetarian? No, io mangio a casa, mangiavo sempre carne, sempre, ogni giorno, praticamente ogni giorno. Invece qua mi piace il pesce, io mangio solo pesce. Ma quando torniamo a casa dimentichi la carne? No. Ah, ecco. Non ti vedo senza le vivere senza un bisteccone al sangue a te. No, però ti dico solo che adesso non mi va. Comunque abbiamo imparato che grazie in maldiviano si dice shukuria, quindi quando vi portano qualcosa o vi, non lo so, chiedete qualcosa, vi danno una mano, si dice shukuria. Grazie. Poi ci hanno insegnato anche come si dice airone, perché quando siamo passati makala. Airone, cioè parole a caso impariamo noi, grazie, ok, lo usi shukuria, poi airone, sì. Baccara. L'abbiamo chiamato, si chiamava, non mi ricordo, Ruggero. Poi abbiamo cambiato il nome e adesso si chiama Augusto. No, non è che si chiama comunque. Sì, ma è Ruggero Augusto. Sì, Ruggero Augusto. Poi anche Paolo un giorno, però poi è rimasto Ruggero Augusto. Paolo mai. Una volta mi sembrava che avesse la faccia da Paolo, poi mi sono sbagliato. No, Ruggero Augusto, questo dipende dal momento. Comunque abbiamo già visto che cosa fa lui. Lo guardiamo ogni giorno. Allora, è sempre solo. Poverino, ha una vita molto solitaria, Ruggero Augusto. E lui praticamente, perché non c'è neanche un altro di questi avioni come si chiama? Airone. Non esiste un altro airone, no. Qua povero, lui è tutto solo e praticamente lui allora la mattina sta sul tetto del ristorante là vicino alla spiaggia e controlla la situation, sì. se c'è qualcuno da attaccare, perché guarda sempre di brutto lui. Poi di pomeriggio o di giorno, diciamo, lui scende in spiaggia. Sì. Dove controlla un po'. E dopo ha il nido. Ha un nido tipo tra gli alberi e a volte si mette là e guarda tutti di brutto da là. Sì, ce l'hai tra gli alberi, però è in alto. È sempre in alto che deve controllare. Sì. E poi la sera va sul terrazzo del grande ristorante. Sì. Dove ha. Cioè, sempre sul mare comunque e controlla. Sì, questo sempre, queste cose, questi posti sono tutti a distanza di 100 metri. Nel 110? No, lui è sempre là, sì, è vero, è sempre là. E fino a quando la sera si sposta sulla spiaggia e lì si mette a mangiare, perché pesca i pesciolini, poi so che mangia i paguri, i granchietti, e lui sta là. E poi invece, sì, ma aspetta. Sera tardi. Sì, ma aspetta, sapete come fa lui? Lui si mette direttamente nell'acqua con i suoi piedi fermi. Immobile. E così i pesci non si rendono conto che c'è un predatore lì pronto, sì. Che c'è Ruggero Augusto pronto ad attaccare. Lui sta lì con il suo becco e tac! Pronto. Sì. E attacca. E se li manda, è troppo forte Ruggero Augusto. Poi c'è un altro animaletto che abbiamo adottato, qui è un gattino, si chiama Ginger. È tutto, cioè l'ho chiamato io Ginger, ma è figo che da quando io l'ho chiamato Ginger, adesso tutti lo chiamano Ginger e i camerieri ormai sanno che lui si chiama Ginger. Tant'è che ci ha promesso che negli anni, quando noi ovviamente non ci saremo qua, lui dirà a tutti che il suo nome è Ginger. Beh, è tutto rosso quindi. Forse ritorneremo, dai. Speriamo, sarebbe bello. Vedremo sempre Ginger. Sì. Spero che, perché adesso è piccolino, avrà tipo 6-7 mesi ed è tutto magrolino, ma i gattini piccoli comunque non riescono proprio a mettere su peso e spero che quando torneremo sarà tutto bello cicciotto. E sapete, lei gli dà al nostro Ginger ogni giorno da mangiare pesce. Ma pesce fritto? Anzi, fritto. No, fritto. Pesce ai ferri. Cioè, io vado al buffet
e mi faccio dare un sacco di stecchine di pesce, praticamente di filetti di pesce, e faccio finta che siano per me, e invece dopo li faccio pezzetti e li do al gatto. Infatti ogni sera mi aspetta sempre. E poi altra cosa fichissima, ci sono uno quasi, allora ogni sera ce n'è uno, a volte ne arriva un altro, ma ce n'è sempre uno. C'è uno squaletto e si chiamano white tip sharks, che sono in realtà piccoli, saranno tipo, non so, un metro, e non sono pericolosi per l'uomo né niente, però fanno un po' di impressione vederli, perché vedi che ha la forma di uno squalo e la pinna, però è piccolo, e gira sempre sui gradini della nostra beach, della nostra water villa, e poi ci sono anche due mante, che quelle invece sono un po' più pericolosette, perché sì, se ti pungono fa molto molto male, ma non è pericoloso, a meno che non ti pungano in punti vitali, tipo ovviamente vicino al cuore, nei polmoni, eccetera. Che fanno un po' di impressione le mante, sono molto grandi, hanno questa coda lunghissima, questo pungiglione, però sono andata con la maschera a guardarle ed era bellissimo, e lei stava lì e spostava la sabbia e mi guardava e io guardavo lei e non hanno paura, è stato bellissimo. E invece lo squalo non ho avuto coraggio di immergermi e di guardarlo con la maschera, però ogni sera li aspetto e vado lì a vederli, è bellissimo. Forse stasera, se riesco, li filmo, perché arrivano sempre sul tardi, quindi sempre quando ho già sonno e vado a dormire, però cercherò di filmare. Ieri hai già filmato parecchio ieri? Sì, ma solo dal cellulare, però in un video non credo di aver filmato ancora. Però non ho dato un nome allo squalo. Però adesso non posso dare un nome, perché io do sempre i nomi agli animali, però devo vederli per dargli il nome, perché praticamente, cioè, quando lo vedo in faccia mi trasmette il nome che vuole avere, non so come dire. Tipo Luciano, la Lucetta. Ma io ho già il nome in mente. Ah sì? Tipo? Per lo squalo? Sì. Visto che squalo serve shark. Sì. Io gli do il nome Shaka Zulu. Shaka Zulu, da dove ti è arrivato questo nome Shaka Zulu? Mi ricordo un cartone animato. Shaka Zulu. Ma che cartoni animati guardava Tomas? Cioè, magari adesso tutti lo conoscono tranne me, che popolo è. Shaka Zulu. Comunque, oggi vi devo fare anche il tour del Shaka Zulu. È facilissimo da ricordare, eh? Shaka Zulu! Ecco. Sì, ma questi erano cartoni animati comunque giapponesi, sono di qua. Sì, ovvio. Sì, era come in Lupin, che c'era Fujiko. Sì, Fujiko. Poi hanno cambiato, ma è andato Margot. Sì, poi era Margot. Tutto ad un tratto si chiamava più Fujiko, era Margot. Forse era un'altra persona, non l'ho mai capito. Comunque, quando torniamo in stanza vi farò il tour della nostra water villa, perché sì, ci hanno cambiato la stanza, e adesso dopo pranzo ve la farò vedere per bene, vi farò tutto il tour completo. E poi andiamo a farci il bagno e a metterci la crema, perché mi sono dimenticata la crema e sono un peperone, praticamente mi sono ustionata. Però mi sono abbronzata parecchio anche con la 50, e Tomas detesta che io gli metta sempre la crema 50. Però non detesto. No! Ogni volta, che palle! No, e ancora questa crema, ma anche in testa me la devi mettere, non mi abbronzerò niente, tornerò a casa bianco. Adesso accendo la videocamera e mi dice, non è vero che mi dà fastidio. No! Non mi dà fastidio. No? Non sei manco contento, però. No, il punto è che quando io voglio andare al sole, mi dice, no, non più, dai. Stai all'ombra. Sì, stai all'ombra. Io, scusa, piace. Appena sveglio, ok, noi abbiamo il mare a 2 metri, praticamente ti svegli e c'è il mare. Io capisco che ti viene voglia di lanciarti, però tu ti devi prima mettere la crema, aspettare mezz'ora all'ombra e poi andare al mare. Ecco, io invece mi butterei per prima. Certo. E dopo. Così ti ustioni per bene tutta la faccia, la testa. Io mi butterei per prima. Dopo. Mi asciugherei alla sdraio sul sole, così ustionandosi ulteriormente, no, badate. Perché mi asciuga. Certo. E dopo mi metterei sulla crema. Ah, ecco, quando sei già ustionato. Questa è stata la tua tattica i primi giorni, infatti eri ustionato. Comunque, grazie per il supporto, amici miei, perché in tantissimi avete scritto a Tomas che è vero che ci si ustiona. Che è vero che ci si ustiona anche quando è nuvoloso. E adesso che te l'hanno detto loro, ci credi? Sì. Ah, grazie. E quando te lo dicevo io è impossibile, non è vero? No, il discorso è che non quando è nuvoloso, secondo me, dopo non vuole dire niente. Ah, non ci credi comunque? No, non è che non ci credo. Non è che non ci credo. Però diciamo che cioè, fa un bel lavoro sulla pelle. E quindi tu lo sai che ti ustioni e ti piace pure. No, non ustiono. No, un bel lavoro nel senso che non è che ti, cioè,
praticamente non ti ustioni. No. No, vedete, lui regola il colore su tutta la palla. Cos'è un lettino abbronzante che cosa hai, la ruota? E qui lo fa, perché quando c'è il nuvoloso non ci sono quei raggi forti. Sono uguali, anche più forti. Questo no. Ah, ecco. Mannaggia. Dai, andiamo a prendere il secondo, dai. Pesce. Rigorosamente pesce. Eccolo qua, Tommaso ha preso il pesce che credo sia tonno, non ho chiesto perché c'era scritto solo pesce grigliato, grilled fish, però credo sia tonno. E poi un'insalata con carote alla julienne e pomodorini piccolini. C'erano anche quelli grandi, ma ho preso quelli piccolini, spero ti piacciono. Non sei tanto convinto? No, quelli piccoli. Ah, ok, non sembravi tanto convinto. Io invece ho preso mais, carote, un po' di patate grigliate, olive e poi qui hanno queste zucchine stranissime che sono gialle. L'altro giorno ho provato le patate viola e oggi invece ho preso questa zucchina gialla perché voglio troppo assaggiarla, voglio vedere com'è. Siamo tornati in camera e come promesso vi faccio il nostro villa tour, perché questa la chiamano suite in realtà, ed è una water suite, lagoon suite, non mi ricordo. Comunque vi faccio vedere esattamente già dall'esterno. Allora, questo è l'esterno, questa è lì alla fine c'è il mall, noi siamo tipo la 14esima camera, non lo so, comunque questo è il numero 414 e queste sono tutte le casette, sono tutte in fila. Quelle da questa parte sono più piccoline perché una casa ce ne sono due all'interno e noi eravamo qui prima, adesso invece ci siamo spostati da questa parte che ha case singole, come ben potete vedere. Qui ci siamo solo noi, qui c'è un'altra porta che ha tipo la caldaia e l'aria condizionata, non c'è niente di che qua. Comunque qui vi abbiamo già fatto vedere, ma questo serve per sciacquarsi i piedi dalla sabbia prima di entrare in camera, ma quello che non vi ho fatto vedere è che è fatto da mezza noce di cocco, fichissimo, e con un bastoncino di legno, lo usiamo sempre. Quindi questo è il nostro moletto, qui c'è quest'acqua meravigliosa color smeraldo e questa è la nostra casetta. Adesso vi faccio vedere, vi faccio il tour completo. Allora, chiudiamo. Ecco, e questo è il nome del resort, ve lo ripeto anche qua perché me lo chiedete negli altri video, solo in un video l'avevo menzionato, si chiama Cocoon Maldives e questo è il logo che assomiglia molto al logo Chanel WC. Comunque, questa è la porta e questo è questa è l'entrata praticamente, qui c'è la stanza e qui abbiamo un piccolo corridoio. Con qui c'è allora uno sgabello, qui abbiamo le nostre ciabatte, scarpe eccetera e qui c'è questa scrivania con le tazze per insomma se si vuole fare il tè, il caffè in camera. Qui c'è ti danno una beach bag, una borsa da spiaggia che noi non usiamo però è le chiavi della stanza. Cocoon 14 è il mio numero fortunato. Perché sono nata il 14 di novembre e qui abbiamo la 414. Qui appunto ci sono le tazze, poi c'è la macchina del caffè che noi non usiamo perché come ben sapete non beviamo caffè né io e Tomas. Qui invece c'è la brocca del tè, ma facciamo sempre colazione al ristorante, sempre tantissima acqua, qui ci sono alcune bustine da tè e poi altre bustine da tè. Qua sotto c'è un cassetto dove io tengo varie robe per il computer, cuffiette, qui dentro ci sono le mie cuffiette, memory card, caricabatterie per questa videocamera con la quale sto filmando. Qui Tomas si è preso la ghirlanda che l'hanno data solo a lui perché la voleva tantissimo. E qua sotto invece vi faccio vedere, c'è il minibar che noi non usiamo, ma c'è il minibar. Ok. Dopodiché qui c'è l'armadio e abbiamo due parti, si preme per aprire e qui ci sono appunto i nostri vestiti. Questo è il lato mio, lassù ci sono salvagenti nel caso dovessi affogare nella tua stanza, e questo è il lato di Tomas con, sì, che è un po' più incasinato, con la cassaforte. Arriviamo poi nella stanza vera e propria. Voilà, taratara, taratara, ci troviamo talmente bene che vi giuro, io potrei trasferirmi qua e restare a vivere per sempre qua, non sto scherzando, è talmente bello che
Sei sempre allegro, ti svegli con questo panorama stupendo. Come fai ad essere nervoso? Cioè, guardate che roba. Non puoi essere stressato e nervoso in un posto così. È proprio impossibile. Lì vedete Tomas che, come al solito, e vi devo dire che non si è ancora messo la crema. Rendo l'idea, ok? Alle Maldive, quindi. Ok, questo è il nostro letto, questa è la parte in cui dormo io. Tomas mi fa sempre scegliere la parte del letto dove voglio dormire, stavolta ho scelto questa, e quella è la parte di Tomas. Poi questa è la sua valigia, le mie le ho svuotate tutte quante. Questo è una specie di divanetto, eccole lì le mie valigie. Qui ci hanno regalato una bottiglia di vino, come avete visto nel post su Instagram. Qui c'è la frutta, questo è il mio spuntino pomeridiano, ma sapete che cosa vi dico? Visto che non intendo mangiarla prima delle 4 o 5, andrò a metterla nel minibar. Così si conserva un pochino meglio. Voilà. Ok, qui ci sono dei quadretti e questo è quanto. Qui c'è uno specchio, poi un puff con gli asciugamani puliti, la TV che però non abbiamo mai acceso. Ah, e qui invece volevo farvi vedere, queste sono tutte le stupende conchiglie che abbiamo trovato. Guardate, cioè sono una più bella dell'altra, ma devo sottolineare anche in questo video che noi non porteremo a casa nessuna di queste conchiglie, le lanceremo tutte quante di nuovo in mare dove le abbiamo trovate, perché ci siamo informati un po' prima di venire qua e qui abbiamo chiesto ancora di più. E praticamente, se immaginate il volume di turisti che c'è qui alle Maldive, no? Superiamo 1 milione di turisti l'anno. Superiamo 1 milione di turisti all'anno. Se alla fine dell'anno 1 milione di turisti, ognuno dovesse prenderne solo una, alla fine di un anno abbiamo 1 milione di conchiglie in meno. Pensate se ognuno dovesse prenderne 10, 15, rimarrebbero le Maldive senza conchiglie in pochi anni. Infatti negli ultimi anni se ne trovano davvero poche. Mi dicevano, una volta se ne trovavano di grandi, adesso è veramente difficile perché tutti se le portano a casa. Ma non è solo un fatto di bellezza estetica, perché poi non ci sono più le conchiglie e boh, il fatto è anche che non so se li conoscete, i paguri, quei piccoli granchietti che vivono all'interno delle conchiglie, loro tendono a cambiare casa man mano che crescono, e quindi nel momento in cui cambiano casa, cioè cambiano conchiglia, hanno bisogno di una conchiglia più grande. Se noi non lasciamo conchiglie vuote a questi poveri animaletti, loro poi vengono mangiati dai Ruggero Augusti, dagli aironi, dagli uccelli, e sono molto esposti a rischi dai pesci, credo anche. Quindi la cosa importante, se venite alle Maldive, tutto questo discorso per dirvi cosa, se venite alle Maldive, lo so che ci sono delle conchiglie bellissime, però l'ambiente qui, gli animaletti hanno bisogno di queste conchiglie per sopravvivere. Quindi magari le prendete, ve le guardate, le portate in camera, ma poi ributtatele in mare, non portatevele a casa. A parte che credo che si possa anche prendere una bella multa salata, perché se non sbaglio è proprio vietato per legge. Quindi stessa cosa per i coralli, se li trovate non prendetene pezzetti, perché così li uccidete. E anche se li trovate già, tra virgolette, morti, dei pezzetti di corallo già staccati, lasciateli lì, perché l'ecosistema qui, con il volume di turismo che hanno, rischia davvero grosso se non ci prendiamo cura della natura e di questo posto meraviglioso che vogliamo che resti così, giusto? Sì, almeno per quanto mi riguarda vorrei che restasse così. Quindi sarebbe davvero un peccato tornare qui tra 20 anni e vedere che non ci sono più coralli, non ci sono più conchiglie, e di conseguenza non ci sono più granchi, non ci sono più paguri, e di conseguenza tantissimi animali non riescono più a sopravvivere, eccetera eccetera. Quindi mi raccomando. E quindi queste conchiglie sono sì bellissime, ma noi le butteremo tutte quante in mare prima di andare via. Visto che mi sto perdendo, io direi di continuare il nostro room tour. Eravamo arrivati a questa parte, la TV eccetera, lì c'è il tavolino, poi usciremo, naturalmente vi farò vedere anche il terrazzo. Da questa parte c'è il bagno,
quindi entriamo. In realtà non ci hanno dato la stanza con la piscina all'esterno, perché mi avevano detto che ci avrebbero spostato in una stanza con la jacuzzi, e così è stato. Ma io pensavo si trattasse della piscina all'esterno, invece no, c'è la jacuzzi però all'interno. Taratara, taratara. Non l'ho ancora usata, devo dire, ma ho assolutamente intenzione di farlo, perché sarebbe un peccato non utilizzarla con la vista a mare, poi, cioè, con la vista su Tomas che si sta ossionando. Questo comunque è il bagno, doppio lavandino. È fantastico il fatto che i lavandini siano trasparenti. L'ho trovata una cosa fichissima. Il bagno è molto più grande, tutta la stanza è molto più grande. In realtà amo questi muri così fatti di pietra. E qui invece c'è la doccia, che è veramente gigantesca. Quindi questo è il bagno. Ora l'avete visto per bene. Lì ci sono io. E questo è il bagno. E poi vi faccio vedere direttamente. Qui c'è sempre la nostra stanza. E poi vi faccio vedere direttamente il terrazzo. Qui c'è il tavolino. Questo è, qui c'è una, la doccia esterna, dove vi dicevo che il nostro ex vicino si faceva la doccia con shampoo, doccia schiuma, eccetera eccetera, mentre questa serve solo per sciacquarsi quando si esce dal mare, dal sale. Qui appunto noi praticamente dormiamo e poi usciamo e abbiamo il mare letteralmente a un metro e mezzo. E questo è il panorama stupendo, stupendo, che ci ritroviamo davanti. Lì c'è l'entrata, quello era il moletto da dove si entra nella casetta. Questi sono i gradini. E qui ogni sera viene a trovarci il nostro amico squalo con le due mante. E questo è il panorama stupendo. Abbiamo preso anche le pinne e le maschere per fare un po' di snorkeling. Questi sono appunto i tavolini. Qui c'è Pupetto. Pupetto, Pupetto Patatone. Tu non ti sei messo la crema, Pupetto Patatone? Tu non l'hai messa. Ah, quindi è colpa mia? Sì. Brutto, brutto patatone, patatone, patatone. Bu bu bu, mio patatone. E qui c'è invece, io sto sempre all'ombra. Questa è la mia parte. E questo è quanto. Quindi vi ho fatto vedere tutta la stanza completa, spero siate contenti. Adesso mi immergo anch'io in questo mare stupendo. Siamo pronti per andare dal medico, adesso chiameremo la macchina e ci facciamo accompagnare, perché dall'altra parte dell'isola, tra l'altro, in tantissimi mi state dicendo che vi sembro abbronzata per via di questa foto che ho postato. Adesso ve lo faccio vedere, l'ho postata su Instagram. Eccola qua. E sembro evidentemente, aspettate che metta a fuoco, eccoci, e sembro evidentemente abbronzata in questa foto, ma adesso vi faccio vedere. Allora, qui sembro ustionata praticamente, mentre la mia mano realmente è così. Sì, mi sono abbronzata perché sono parecchio rossa nonostante la 50, però non sono proprio come nella foto. Riuscite a vedere? Ok, più o meno, non so se si vede, sì dai, si vede, ecco, questo è il mio colore praticamente, che potete vedere che non sono scura come nella foto. Questo per dirvi di non credere sempre alle cose che vedete su internet, alle foto eccetera, perché con i filtri giusti e tutto il resto, molto spesso quello che si vede non è quello che è. Sì, effettivamente mi sono ustionata oggi, perché andare in barca senza la crema non è stata un'idea molto intelligente, ma sono contenta però di aver preso un po' di colore in viso, sono stata molto attenta e ho preso un po' di sole, ma non mi sono scottata. L'abbiamo visto, sta lì sul tetto Augusto Ruggero, si sta già avvicinando dalla punta del tetto, sta già andando verso giù per beccarsi i pesci. Arriva l'ora di cena. L'ora di cena comunque dura tutta la sera, Sì sì, l'ora di cena è dalle 5 alle 3 di notte. Sì sì. Qui ci stiamo addentrando
nell'isola. Infatti c'è anche un po' più di vegetazione, qualche parte. E si chiama anche Isolix. Isolix? Ah, come si dice isola in inglese? Isolix. Ah, grazie. Grazie professore per questa lezione. Ruggero Augusto è pronto e posizionato per la caccia serale. L'abbiamo già beccato che ha mangiato qualcosa. Guardalo Augusto. Ruggero Augusto Paolo. Tomar si sta lavando le scarpe, i piedi. E intanto il medico ha detto che l'infezione nell'orecchio non è... non ha fatto i progressi che lui sperava, perché dovrebbe essere quasi passata quest'ora, perché siamo al quarto giorno, invece è ancora parecchio brutta, e quindi gli ha dato l'antibiotico per via orale. Prima gli aveva prescritto soltanto l'antibiotico con le gocce nell'orecchio, adesso invece gli ha dato proprio l'antibiotico ed è amoxicillina da prendere 2 volte al giorno e per 5 giorni, quindi praticamente quando saremo a casa finirai di prenderlo. Andata come andata, la fortuna li trovate ancora. Sei bella come il sole. Wow, a me mi fa impazzire. Wow, sei bella come il sole. Poi questa qua, mi fa impazzire. Wow. Ragazzo fortunato perché basta, l'abbiamo perso, l'abbiamo perso. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Siamo pronti per andare a cena, ci siamo resi conto che eravamo in ritardissimo perché purtroppo il cellulare segna le 6, ma in realtà qui hanno messo tutti i loro spunti da volontà l'ora avanti un'ora, quindi io ero d'accordo di vederci con il fotografo al ristorante alle 7 e io ero convinta fossero le 6, in un modo sono arrivato con un amico e mi sono ricordata che le 6 in realtà sono di oggi e sono rossa come un peperone e tu vai un po' marrone come... no, sì, anche tu sei un po' rossiccio, dipende dalla luce, se sono rossa io potrei ci notare il naso da ubriacone tipo rossiccio. Siamo arrivati al ristorante, abbiamo fatto anche le foto con il fotografo ed è bellissimo, abbiamo... ok, adesso è già buio, però qualche fotina, diciamo quando c'era ancora un po' di luce siamo riusciti a farla, ma domani faremo altre foto proprio al tramonto, che dicono che sarà più bello domani, perché oggi è un po' nuvoloso, c'era tipo un po' di foschia, domani dicono che sarà ancora più bello, però guardate che tavolo abbiamo ragazzi, cioè, non so se vi rendete conto, ma siamo proprio sul mare e lì c'è la spiaggia. Wow, wow, stupendo, stupendo, abbiamo il tavolo più bello di tutti. È arrivato il nostro bisque di aragosta e calamari, non so se riuscite a vedere granché, ma c'è il pesce, tipo un brodetto di pesce, che cosa ne dici? Io mi aspettavo una mega aragosta, vabbè ma questo è solo l'antipasto, cosa ne pensi tu pupetto? Una specie di zuppa. Zuppa con aragosta. Il piatto sta molto bene, secondo me. Ok, è arrivato il nostro main course, il nostro piatto principale. E c'è tonno, cosa ha detto, calamari, tonno scampi. E poi le patate al forno con il ketchup che abbiamo chiesto. Che buono! Cenetta finita. Ho saltato un pezzo con la videocamera, cioè non ho filmato per un po' perché abbiamo incontrato una coppia di ragazzi, anche loro in luna di miele, con cui abbiamo tipo un po' fatto amicizia qui nel resort e quindi ci siamo fermati con loro, abbiamo chiacchierato un sacco, quindi scusatemi appunto se vi manca un pezzo della serata. A parte che io non so se si vede con questa luce, ma io sono letteralmente ustionata, quindi mi brucia tutto, ma perché mi sono dimenticata la crema oggi? Comunque ora siamo in palestra, perché qui mangiamo veramente di tutto e di più. Quando si mangia a buffet mi sa che è sempre così, e quindi ci siamo detti ok, ma almeno visto che la palestra è sempre vuota qua, allora veniamo ogni sera, così stiamo anche in pace e quindi così ci siamo un po' fissati, e quindi adesso siamo qua, sono le 11 e saremo qua fino a mezzanotte e mezza. Siamo 4 chilometri, ma in realtà ne avevo già fatti 4 prima, solo che ho stoppato per andare a fare la pipì e si è riazzerato, quindi siamo a 8 chilometri 20 minuti a potenza 8, ma tra un po' commenteremo a 9, poi a 10 e poi di nuovo
verso il basso, verso gli ultimi minuti. Siamo tornati nella nostra stanza, nella nostra casetta, e mi sono già lavata i denti e mi sono fatta la doccia. Ho lavato bene bene il viso con il detergente per il viso, perché con tutte le creme solari a filtro alto, tipo io metto sempre la 50, mi escono un sacco di brufoli sul viso, quindi è molto importante per me la sera lavare per bene il viso, anche se non, non sono truccata naturalmente, ma è molto importante per me lavare per bene il viso. E poi mettermi il mio solito prodotto contro i brufoli che me li asciuga, perché me ne sono usciti un paio qui e poi anche uno qua, che è molto molto strano, ma mi sono usciti tutti con la crema solare. Quindi altra cosa però che vi volevo far vedere, perché quando ho menzionato che prendo le vitamine per i capelli e anche per le unghie, sono queste, mi avete chiesto in tantissimi di che cosa si tratta. Non è una cosa sponsorizzata, ci tengo a sottolineare, ma quelle che sto prendendo sono queste, sono le NH Noble Health Class A Collagen, e sono tipo collagene, vitamina C, vitamina E e altre robe che non saprei dire. Ed è uso queste perché mi sono, me le hanno inviate sostanzialmente, e non so dirvi se funzionano oppure no, però mi ci trovo bene. Questo sicuramente, ho notato che mi stanno crescendo un sacco di nuovi capelli, quindi questo è molto positivo, appunto perché quando ho avuto la mononucleosi ne ho persi davvero tantissimi. Ero tristissima, pensavo di diventare calva, mi ha preso un colpo, non ho mai persi tante in vita mia, ma poi il medico e anche le ricerche su internet eccetera mi sono resa conto che è normalissimo. E adesso una cosa voglio andare a fare, cioè andare a vedere fuori se c'è lo squalo. Andiamo a vedere. Sì, c'è, da come l'ho detto sembrava uno squalo di 6 metri, in realtà è uno squaletto a pinna bianca, white tip, punta bianca, non lo so come si chiama in italiano, comunque c'è ed è qua, ma il mare è mosso quindi non si vede benissimo, se fosse un pochino più fermo lo vedreste meglio, comunque è qua, mi avvicino un po'. Ok, sono contenta che vi ho fatto vedere anche lo squaletto, che non ci ricordiamo più il nome che Tomas le ha dato. Dovremmo andare indietro a vedere i filmati di questa mattina, perché il tuo nome era veramente assurdo. Non so se te lo sei inventato in quel momento o se è effettivamente una cosa che esiste. Comunque, noi vi diamo la buonanotte da questo paradiso. A domani. Ciao ciao. Ciao.